Ehi ragazzi, qui con voi c'è Frostinox. Questo video è in collaborazione con GameTime TVTM. Troverete il link del suo canale qui nelle schede e anche nella descrizione. Lo ringrazio un sacco per la partecipazione a questo video. Molti di noi avranno di sicuro giocato ad Among Us almeno una volta, come anche il sottoscritto, e sapete già le litigate che si fanno per quel gioco. Il gioco parla di un gruppo di astronauti che stanno in una navicella spaziale, ma che in mezzo a loro ci sta un impostore, probabilmente un alieno intrufolato nella navicella spaziale, e che commette alcuni crimini e bisogna cercare di individuarlo, senza espellere gente innocente. Il gioco ci offre vari personaggi, anche personalizzabili, dove possiamo dare via ai nostri stili di fantasia. Ma oggi non giocheremo ad Among Us, tranquilli. Volete vedere una partita di Among Us con me? Beh, allora andate nel canale di GameTime TVTM. Abbiamo già fatto alcuni video su questo gioco. Ma oggi vedremo 5 casi di Among Us nei cartoni animati. Beh, che dire, guardate il video fino alla fine, lasciate like e enjoy! Clarence, un cartone animato che è anche abbastanza carino. Tra i miei personaggi preferiti troviamo Jeff, e non è il mio preferito perché ricorda molto Steve di Minecraft. Anche se Minecraft mi piace, però non è solo per quello. Poi abbiamo anche Sumo ed altri personaggi ancora, come Benson, anche se mi è poco simpatico quel tipo. Però ora veniamo all'argomento, ovvero Among Us. In un episodio i tre amici sono entrati in un negozio di videogiochi e in un frame viene inquadrata una libreria piena di giochi, riferiti ad alcuni famosi, tra cui Super Mario, e troviamo pure questo che ricorda moltissimo Among Us, è praticamente Among Us, o è un riferimento al videogioco, ma chi lo saprà mai. I Simpson, come avremmo sentito tutti, prevedono il futuro. È una storia molto antica questa, che nessuno si spiegherà mai, ma questo cartone è riuscito a prevedere molte cose insolite. Secondo voi come fanno? Comunque sia, in un episodio specifico della serie, venne trovato morto Montgomery Burns. E vicino a sé c'erano moltissime persone ad assistere a quel delitto, cercando chi è il colpevole, creando l'atmosfera di Among Us. Cosa ne pensate? I Simpson hanno previsto anche Among Us? Gumball! E dico, e lo ripeto, poteva mancare Gumball? Mai, Gumball non manca mai in queste cose. In un episodio della prima serie, soprattutto nei primi in assoluto, troviamo una scena che ricorda molto Among Us, dove venne trovato il preside Brown nell'armadio di Gumball. La signorina Scimmia voleva sapere chi era l'artefice di tutto questo e iniziarono a colpevolizzare moltissime persone, c'erano un sacco di prove e sospetti, per poi scoprire che alla fine la causa di tutto questo erano loro messi insieme, in special modo la signorina Scimmia. Questo episodio, se lo si vede con un altro punto di vista, è praticamente Among Us, solo che manca lo spazio e mancano i personaggi travestiti da astronauti. Un Kitty. Questo è uno dei nuovi cartoni moderni che sono in uso da qualche anno. I personaggi principali, come Dai, il nome Sue, sono dei gattini colorati che in ogni loro episodio hanno a che fare con una nuova avventura. È un cartone ispirato alla serie Lego. Non ho mai visto questo cartone, anche perché sembra un cartone per un pubblico molto giovane. Però, in un episodio specifico, i nostri cari gattini sono finiti nello spazio. E nello spazio hanno a che fare con una bella avventura, dove troviamo continue scene che ricordano Among Us, come l'espulsione alla Among Us nello spazio. Parliamo molto di Gumball, ma SpongeBob? Anche SpongeBob ha molti riferimenti su varie cose, ha anche delle puntate che ricordano moltissimo Among Us,
ad esempio la Vent, come vediamo Plankton fare in questo episodio, l'espulsione di Squiddy, come vedete qui, sia quella spaziale dove le vediamo nell'universo insieme a un sacco di oggetti, che quella sulla lava, come vediamo anche qui. Bene, il video finisce qui. Passate dal canale di Game Time, che lo troverete nella descrizione e anche nelle schede, che ringrazio un sacco per la collaborazione. Iscrivetevi al canale, soprattutto lasciate un like e condividete, e alla prossima, ciao!